Ok ragazzi, in questo video parleremo di un argomento importante che molti mi avete chiesto. Mi ha fatto il sondaggio, avete votato in 333, il triplo dell'altra volta. Quindi oggi spiegherò come io mi comporto per diminuire la superficie delle foglie, ovvero come creare le foglioline piccoline, raffinate, come l'unghia di un mignolo. Come avete anticipato, ci sono tanti modi per arrivare a questo risultato, però io sinceramente prendo solo una strada, che almeno per me è quella più efficace ed è quella più sicura. Tuttavia ragazzi, prima di pensare di rimpicciolire le foglie a una pianta, è sempre giusto capire in quale stadio si trova il nostro materiale. Io dividerei la questione in tre fasi: pianta in costruzione, come ad esempio in questo caso qui, pianta in stadio di rifinitura o maturazione, magari in vaso bonsai, e bonsai finito, pronto per essere esposto in una mostra. Come avete capito in tanti, questa pianta è stato molto semplice creare un fogliame piccolino e raffinato, perché ahimè fa parte della sua genetica. Difatti un olivastro è una pianta selvatica e produce quasi automaticamente foglioline minuscole. E questo difatti è il primo punto. Cercate di acquistare sempre piante che abbiano una genetica a nostro vantaggio, perché questa cosa ci rende veramente la vita facilissima e diciamo che il risultato sarà facile e veloce, praticamente automatico. Ad esempio puntate anche su altre varietà, come ad esempio la Zelkova, che è un tipo di olmo che produce già delle foglioline che sono praticamente ridicole. Quindi fin da subito non dobbiamo preoccuparci di questa cosa. Molti di voi hanno scritto anche che per fare foglioline piccole bisogna concimare poco. Ecco, sicuramente è una cosa che può avere un senso, però io sinceramente su anche altri materiali ho notato che la concimazione può influire fino a un certo punto, perché io tendo a buttare giù di tutto e di più tutti i mesi. Molti di voi invece come strategia usano dare poca acqua alla pianta. Ecco, questa è una via che io mi sento di non raccomandare assolutamente ragazzi, perché se iniziamo a non dare acqua al bonsai avete già capito che comunque avremo dei grossi problemi, soprattutto con questi caldi. Infatti questa è una via che secondo me ci porterà a distruggere praticamente una pianta. Avete mai pensato di bere meno di quello di cui avete bisogno ragazzi? Direi di no, quindi cerchiamo di dare acqua tutte le sere, soprattutto in questo periodo, e dormiamo sonni felici. Perché parlo di valutazione dello stadio di maturità della pianta? Perché molto spesso i ragazzi mi scrivono in privato chiedendomi come possono miniaturizzare la foglia, però avendo del materiale ancora molto molto indietro. Rendiamoci conto che per la nostra pianta è sempre un compromesso difficile da ottenere, soprattutto se ha pochi rami. Difatti una pianta che ha ancora pochi rami per forza dovrà sviluppare delle foglie grandi per dover compensare questa mancanza e quindi prendere più luce dal sole. Invece una pianta che ormai ha sviluppato un terzo, quarto ordine di maturità di ramificazione potrà tranquillamente fare foglioline piccole perché ne ha tantissime a sua disposizione. Quindi è una strada secondo me che viene fuori automaticamente. Quindi il mio consiglio non è tanto pensare a come fare le foglie piccole in una pianta, ma è dover lavorare sulla ramificazione fine. Quando avremo creato una struttura del bonsai ottimale e quindi quando avremo a disposizione una ramificazione ordinata, fine e raffinata, la pianta inizierà per forza a bilanciare il suo fogliame. Cosa vuol dire? Che produrrà internodi più corti e produrrà una foglia molto più piccola. Difatti io vi consiglio di fare una foto ogni anno al vostro bonsai. Vi renderete conto che se le cose procedono per il verso giusto, man mano avrete sempre più rami e sempre foglie più piccoline. Ricordate che è sempre un meccanismo di compensazione per la pianta. E ricordate che l'obiettivo della pianta è sempre quello di prendere luce dal sole e naturalmente di bere acqua. Quindi pensate a un grande pannello solare che cerca di raccogliere più luce possibile. Bene, ricordate che quella spesa lì, la pianta, se ne ha tante di foglie, la fa in minor tempo. Quindi ragazzi, state sereni, cercate di lavorare sulla ramificazione
E soprattutto tenete le vostre piante al sole, perché un'esposizione corretta garantisce alla nostra pianta di fare meno fatica per prendere la luce di cui ha bisogno. Invece un esemplare che sta tutto il giorno all'ombra cercherà sempre di fare foglie grandi e internodi lunghi per andare a cercare quella luce che non riceve. Ovviamente si può anche velocizzare la procedura facendo una defogliazione totale, ovvero togliendo tutte le foglie e fargliele riprodurre verso giugno. Però sono dell'idea che la lunga non sarà conveniente, perché comunque andremo a stressare il nostro esemplare. Io ho notato che con le defogliazioni parziali si ottiene un risultato migliore. Difatti consiglio di defogliare il vostro esemplare soltanto se dovete partecipare a una mostra e dovete creare in poco tempo il risultato di cui avete bisogno. E comunque sia, ricordate sempre che le caducifoglie vanno esposte sempre senza foglie, quindi lasciate lavorare il vostro bonsai in santa pace e vedrete che a fine stagione, quando perderà le foglie, ovvero il suo vestito, avrete un risultato proprio professionale. Quindi ragazzi, ricordate sempre: primo, comprare piante che già hanno una genetica a nostro favore; secondo, lavorare molto sulla ramificazione fine; e terzo, un'adeguata esposizione alla luce della vostra pianta; e quarto, mi raccomando, date da bere ai bonsai tutte le sante sere d'estate e concimateli adeguatamente. Comunque oggi ho fatto un piccolo step di rifinitura su questo olivastro. Devo dire che comincia veramente a riempirsi bene, una pianta che lavora alla grande, a bomba, e presenta un piede veramente fantastico, corteggiato. In più c'è la presenza di questo shari tutto secco che viene su sul groppo della pianta, una roba stratosferica. Devo dire che di materiali così non se ne trovano tantissimo in giro, e soprattutto al prezzo che l'ho pagato. Nei prossimi step questa pianta dovrà essere ancora più rifinita, soprattutto in questi due primi rami qui, due rami importanti che vengono verso lo spettatore, che cercano di abbracciarlo, che danno profondità al tronco qua sotto. Due rami dove bisogna per forza far vedere il legno sotto, legno che darà maturità al palco, che donerà una veste anziana a tutto il bonsai. Quindi sarà opportuno creare una struttura del palco che sia come una mano, ovvero così. Infatti questo bonsai ha un carattere molto molto aggressivo, e noi dobbiamo cercare sempre di più di valorizzare la struttura primaria dei palchi, far vedere sempre di più questa corteccia, lo shari, e cercare sempre di più di aprire i palchi e tirarli un po' su, per dare non solo aggressività ma anche naturalezza alla pianta. Infatti nei prossimi video cercherò di spiegarvi la differenza tra design femminile e design invece maschile, ovvero in uno dare sinuosità, movimento, leggerezza, eleganza a una pianta, invece in un altro, come in questo caso, dare un design che dia subito l'impressione di forza, di pianta aggrappata al terreno molto forte, un design dinamite. Grazie per aver visto questo video. Se volete potete supportare il mio canale qui sotto su tp.com, potete mettere un mi piace, potete condividere. Ci vediamo nel prossimo tutorial ragazzi, grazie a tutti.